un evento straordinario nelle Marche in occasione della celebrazione della giornata della donna. 3 stelle olimpiche schierate con difesa legittima sicura per aiutare le donne e acquisire consapevolezza dei diritti e delle loro potenzialità per prevenire abusi e violenze. Viviana Bottaro, bronzo nel luglio scorso a Tokyo nel karate, Rosalba Forciniti, bronzo nel judo a Londra nel 2012 e Lucia Morico, bronzo nel judo ad Atene nel 2004. 3 campionesse che hanno vissuto 2 giorni nelle Marche e che si sono ritrovate al Palazzetto dello Sport di Ostra grazie a difesa legittima sicura, per l'appuntamento consapevoli dei diritti, sicure di se stesse, per una festa della donna con meno mimose e più arti marziali. Per me è un privilegio poter dare anche solo qualche consiglio, portare la mia esperienza alle persone. Io sono un'atleta che insomma è abituata a gareggiare, abituata a girare il mondo per le competizioni, però questi eventi insegnano tantissimo anche a me a mettermi in gioco su altri punti di vista. Cosa non debbono temere le donne? Guarda, le donne non devono temere loro stesse, nel senso che a volte ci sentiamo non adeguate, ci sentiamo inferiori invece in certe situazioni. Invece se abbiamo degli strumenti per sentirci più sicure, affrontiamo la vita quotidiana, al di là anche dei momenti di difficoltà o di necessità, in maniera diversa e migliore. A fianco di difesa legittima sicura si schierano anche l'Unione dei Comuni, Terre della Marca Senone, complessiva di 7 comuni, e il Comune di Ostra. Nel contesto si è svolta una lezione dimostrativa gratuita di difesa personale con semplici tecniche accessibili a chiunque, aperta a tutte le donne e agli studenti delle scuole superiori. Sapersi difendere al mondo d'oggi, nella società in cui ci ritroviamo, credo che sia un passo veramente fondamentale per noi, per le generazioni future e soprattutto anche per noi donne. Uscire di casa la mattina presto, rientrare a casa in un orario un po' più, diciamo, più tardi, dobbiamo essere tranquille e sicure di poterlo fare senza crearci tanti problemi. Ci sono alcune tecniche che abbiamo tirato fuori dalle nostre arti marziali, adattandole alla difesa personale. Già noi capiamo che anche un atteggiamento sicuro può in qualche maniera portare via l'avversario da noi, l'avversario in questa volta l'aggressore, e però vediamo che molte violenze avvengono in famiglia e quindi chiediamo alle donne più che altro di denunciare e poi noi faremo una rete di protezioni intorno a loro. E poi spettato al coordinatore nazionale di difesa legittima sicura, avvocato Roberto Paradisi, il compito di illustrare il progetto e approfondire giuridicamente il tema della tutela dei soggetti vulnerabili. Il noto legale marchigiano, convocato anche dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per presentare il progetto ed esprimere un parere sulla riforma della legittima difesa, ha ricordato da una parte che difendersi nella legalità è sempre più complicato, dall'altra che la battaglia per i reati sommersi e non denunciati nella violenza sulle donne è ancora agli albori. Noi per l'8 marzo vogliamo regalare alle donne non un mazzo di fiori, un po' meno romanticismo, ma il più grande regalo che possiamo fare è la consapevolezza e la sicurezza. La consapevolezza dei propri diritti, l'80% delle donne che oggi subisce abusi sessuali, violenze domestiche, maltrattamenti in famiglia, stalking, non denuncia, decide di non denunciare. Consapevolezza dei propri diritti, dei mezzi giuridici, ma anche sicurezza in se stesse. E allora il grande progetto di difesa legittima sicura che è presente in 18 regioni italiane, che è partita proprio qui, dalle nostre Marche, vuole dare proprio questa risposta alle donne, una risposta concreta, operativa, e quindi portiamo anche le nostre testimonianze, ma noi abbiamo istruttori e istruttrici in tutta Italia che insegnano quotidianamente sotto le nostre insegne alle donne a difendersi, e chi meglio delle testimonianze olimpioniche per dare un esempio proprio, metterci la faccia e dare un esempio di che cosa? Semplicemente delle potenzialità che ogni donna può avere. Un messaggio che è arrivato anche in Parlamento. Arrivato in Parlamento, io sono stato personalmente chiamato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per illustrare questo progetto, che ha una caratteristica, è straordinariamente originale, perché non esiste in Italia un progetto simile a questo. Mettere insieme gli avvocati penalisti, i medici legali, gli psicologi, le palestre di arti marziali è una novità assoluta, in una difesa integrata, per cui la Presidente al tempo della Commissione Giustizia fu particolarmente colpita da questa cosa e ci convocò anche per sapere quella che era la nostra idea sulla riforma della legittima difesa, che noi abbiamo ovviamente dato, perché poi noi siamo dei difensori del diritto naturale alla legittima difesa. Presenti tra le autorità il sindaco di Ostra Federica Fanesi e l'assessore allo sport Alberto Agarbati. L'evento è stato patrocinato dalla FIGILCAM con il presidente regionale Marco Masi.
presenti anche la capitana dei Carabinieri di Senigallia, Francesca Roberto, e la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ostra e Barbara, Marilena Androlini. Ci abbiamo creduto. Ostra è un comune dove l'attività sportiva si affianca sempre, da sempre, alle famiglie come agenzia educativa, quindi attraverso i valori dello sport si fa compagna di formazione e di educazione. Abbiamo avuto anche campioni importanti, abbiamo campioni importanti qui nel nostro comune, e quindi è una terra affine all'attività sportiva. Il messaggio forte è proprio quello della collaborazione che c'è tra la Federazione Difesa Legittima e Sicura con la parte tecnica messa a disposizione dalla Federazione, il metodo globale autodifesa, il metodo globale autodifesa donna, che mette insieme le specialità tecniche, le peculiarità tecniche delle nostre discipline proprio per dare un supporto alla difesa delle donne e a creare consapevolezza e autostima nelle proprie possibilità. Viviana Bottaro, 34 anni, genovese, tesserata con le Fiamme Oro, è l'azzurra testimone all'ufficiale di difesa legittima sicura. In questa sua prima uscita pubblica, legata al progetto In difesa delle donne che l'associazione sviluppa ormai da 4 anni in 18 regioni italiane, ha riscosso grandi apprezzamenti per il proprio impegno. Spero di essere una bella immagine, un bel esempio, e con la mia esperienza da marzialista poter dare qualche consiglio, semplicemente questo. Anche Lucia Morico e Rosalba Forciniti, da tempo vicine e sensibili verso difesa legittima sicura, hanno ancora una volta confermato il loro grande impegno verso le donne che lottano per la consapevolezza dei loro diritti e per prevenire violenze e abusi.